riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, dalla tavola, da cosa ci aspetta per questo Capodanno, per questi cenoni di Capodanno. Abbiamo in collegamento lo chef Mario Falco, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, bentrovati a tutti e buone feste, ovviamente. Grazie, grazie. Allora, cosa troveremo sicuramente sui tavoli dei veglioni di fine anno e nel pranzo, nel giorno di Capodanno? Troveremo ovviamente prodotti buoni, perché se rispettiamo ciò che abbiamo a disposizione, la nostra terra è molto ricca di prodotti. Abbiamo delle produzioni agroalimentari fantastiche, quindi se rispettiamo ciò che abbiamo, avremo sicuramente dei piatti eccezionali. La regola è sempre quella: se invitiamo a pranzo o a cena gente che non conosciamo bene, è giusto e buona cosa offrire una varietà di piatti che possano accontentare tutti. Questo diciamo che nel menù deve essere di pelle tale da per i gusti degli ospiti. Abbiamo probabilmente qualche problema di collegamento, vediamo se lo riusciamo a risolvere nel frattempo, cioè, credo la connessione è un po' bassa. Proviamo adesso, Mario, mi senti? No, abbiamo allora dei problemi di collegamento, magari proviamo a chiudere e a recuperare la linea, ma sicuramente torneremo, ecco. Tra poco in collegamento con Mario Falco. Dicevo, parleremo con lui anche di quelli che sono i dati di Confesercenti, lo avevamo ricordato anche nella scorsa, in qualche puntata fa. Confesercenti ha detto che quest'anno la spesa media per famiglia è orientativamente intorno ai 197 euro. Cercheremo di capire in realtà anche con Mario Falco qual è una spesa giusta, anche equa per quanto riguarda l'organizzazione del pranzo, della cena di Capodanno e del pranzo del 1º gennaio. Non so se nel frattempo siamo riusciti a recuperare il collegamento. Ok, allora direi magari nel frattempo facciamo una piccola inversione con la scaletta. Eccolo qui, allora abbiamo Mario. Mario, mi senti? Eccoci. Sì, mi sento. Ecco, Allora, dicevamo. dicevamo, per fare delle previsioni, una spesa, per una famiglia media, diciamo anche per quattro persone, quali sono, diciamo, i costi che si potrebbero sostenere quest'anno e per una cena normale, per un pranzo anche di Capodanno, normale? Allora, questo dipende sempre se dobbiamo fare una cena in casa, ovviamente dobbiamo andare fuori a un ristorante. Io dico sempre, come già anticipavo prima, che noi abbiamo la disponibilità di tantissimi prodotti, quindi l'elemento principale quando si va a scegliere il prodotto da utilizzare è rispettare la stagionalità, quindi comprare dei prodotti che sono di stagione, che abbiamo a disposizione, che sono facilmente reperibili e di conseguenza il prezzo, il costo è molto basso. Quindi se dobbiamo fare una cena in casa ci viene facile, scegliamo prodotti che abbiamo a disposizione. L'altro giorno, proprio parlando di cena di Natale, quando ci si riferisce al pesce, allora possiamo optare per pesci alternativi, cioè nel senso che non necessariamente dobbiamo optare per la scelta dei pesci così definiti nobili, no, no, non per forza dobbiamo comprare l'orata, la spigola. Abbiamo pesci altrettanto buoni che ci danno ottimi risultati in cucina. Basti pensare, noi abbiamo disponibilità di cefali qui nei laghi. I carpacci di cefalo sono favolosi, il pesce, il cefalo nudo è favoloso, quindi abbiamo delle verdure da poter abbinare a questi prodotti e quindi la spesa è molto limitata. È ovvio che ci vuole
un po' di fantasia nell'abbinamento e nel presentare il piatto. Questo è un compito poi magari degli chef, però a casa potremmo fare o possiamo fare altrettanto bene proprio scegliendo la materia prima, e quindi il costo in casa può essere limitato. Per quanto riguarda poi invece con una cena o un pranzo al ristorante, qui andiamo ovviamente ad aumentare i costi, perché è facile capire che un locale ha dei costi aggiuntivi o dei costi fissi che comunque deve riportarli poi nel prezzo, nel conto finale del pasto. Quindi diciamo che mediamente per una cena o un pranzo, non parliamo di cenone o di veglione, perché lì vanno inseriti altre situazioni, quali l'intrattenimento, lo show e quant'altro. Quindi non parliamo di cenone, di Capodanno, perché lì le condizioni, ripeto, sono altre, quindi variano anche dall'impegno dello spettacolo stesso, e quindi chi effettua anche questa parte di servizio. Per quanto Mario, immagini che in qualche modo anche i cosiddetti rincari, aumenti dei costi dell'energia, eccetera, possano in qualche modo ricadere anche su quello che è il prezzo finale di un veglione, di un pranzo di Capodanno? Sì, e indubbiamente, come stiamo vedendo, le varie offerte appunto per i cenoni di Capodanno quest'anno sono molto livellati, posso dire livellati, perché guardando i prezzi in giro abbiamo più o meno quasi tutti gli stessi prezzi. E questo ovviamente è dovuto, come dicevi bene prima, al rincaro, ai costi fissi che sono per cui i locali triplicati quasi, se non quadruplicati, quindi questi influiscono logicamente sul costo, come dicevamo prima, perché comunque le bollette vanno pagate, il personale va pagato, e quindi i costi aumentati vanno spalmati anche sul conto finale. Quindi dicevamo che per un pranzo con ottimi prodotti, parliamo sempre di qualità, ecco, quando scegliamo un locale dove andare a mangiare, scegliamo anche la qualità ovviamente, e quindi un locale che ci propone un menù a costo basso, possiamo già capire che tipo di qualità ci propone, o comunque l'offerta che ci farà per quanto riguarda il pranzo. Diciamo che mediamente attualmente, con una spesa minima di 35-40 euro, si può fare un buon pasto. Perfetto, e anche per concludere, a Natale di solito si dice Pandoro Panettone. Io vorrei andare un po' oltre, diciamo verso la mezzanotte, quando ci faremo gli auguri per il nuovo anno. Cotechino o zampone? Beh, allora non fa parte proprio della nostra tradizione, però diciamo che sono due elementi molto, molto simili, e quindi se si deve scegliere, si può scegliere, si va sempre in base ai gusti. Diciamo che comunque non diversificano molto il gusto, però diciamo che la tradizione, quella che abbiamo acquisito anche noi, è lo zampone. Il cotechino è un po' meno visto come chiusura o come ben augurante per l'anno nuovo. Se dovessi dare tu delle indicazioni per qualcosa che non può assolutamente mancare il 31, è qualcosa che non può assolutamente mancare al pranzo dell'1? Beh, non devono mancare assolutamente le nostre verdure, questo perché ci aiutano veramente a smaltire, se possiamo così dire, questi giorni dedicati al cibo, alle feste. Quindi le nostre verdure, che sono fantastiche anche a livello nutrizionale, quindi ci aiutano molto in questi giorni. Quindi non fatevi mancare le verdure, la buona frutta. Adesso noi abbiamo i nostri mandarini, i nostri aranci del Gargano, che sono fantastici, è il periodo migliore questo, quindi facciamone un buon consumo. Ed era lo chef Mario Falco, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buone feste. Grazie e buon anno.